del clima tropicale permette un invecchiamento molto più rapido. Infatti l'Angel Share, cioè quella parte di whisky che evapora durante l'invecchiamento, si aggira intorno al 10% contro il 2-3% della Scozia. Questo però permette di creare whisky piuttosto giovani, di 5-6 anni, con una resa di invecchiamento molto molto più ampia. Bentornati a Whisky for Breakfast. Nello scorso speciale abbiamo visto tutte le usanze indiane legate al mondo del whisky. Abbiamo visto una delle distillerie di single malt del subcontinente, Amrut. Oggi andremo a vedere un'altra grande distilleria di single malt, cioè Paul John. Nonostante abbia cominciato a distillare single malt solamente dal 2005, anche se dal 1996 produceva blended, produce un grande single malt nonostante la giovane età. È una distilleria relativamente piccola, infatti conta solamente 2 pot still in rame, fabbricati però in India, e utilizza orzo dell'Himalaya, che a differenza del ceppo europeo ha una resa alcolica minore, ma un boutique di sapori molto più complesso. La distilleria si trova a Goa e, come abbiamo già detto nello scorso episodio, il clima tropicale permette un invecchiamento molto più rapido. Infatti l'Angel Share, cioè quella parte di whisky che evapora durante l'invecchiamento, si aggira intorno al 10% contro il 2-3% della Scozia. Questo però permette di creare whisky piuttosto giovani, di 5-6 anni, con una resa di invecchiamento molto molto più ampia. L'unica cosa che importano naturalmente è la torba per il release peated, perché come sappiamo l'unica torba che dà quel caratteristico sapore di whisky è appunto quella scozzese. La maggior parte dei loro imbottigliamenti sono dei NAS, No Age Statement, quindi senza dichiarazione di età, proprio perché già in 5-6 anni hanno una resa molto molto interessante. Utilizzano quasi esclusivamente botti ex bourbon, anche se in tempi recenti per i loro release speciali hanno cominciato a utilizzare anche botti di sherry o botti di porto, o comunque in generale botti di ex vino. Ma andiamo a vedere l'imbottigliamento che abbiamo oggi. Abbiamo Paul John Brillance, è un imbottigliamento non turbato, a 46 gradi e invecchiato in botti ex bourbon, appunto. Al naso è molto fresco, si percepiscono subito sentori di agrumi e cannella e anche cereali. Al palato viene subito fuori la natura tropicale, con sentore di frutta appunto tropicale, molto dolce, con aroma di crema e mela. Il finale è mediamente lungo e contiene un sentore di cannella e mela con un lievissimo aroma di chiodi di garofano. Che dire, un'altra sorpresa dall'India. Recentemente stiamo visitando questi paesi strani, nel senso che comunque molto spesso non sappiamo che producono whisky. Sull'India appunto abbiamo già parlato, che è un grandissimo consumatore, ma le loro single malt si stanno rivelando eccezionali. Con questo vi aspetto al prossimo episodio e, come ci insegna Chef Giotti, ciao!